Eccoci qua ragazzi, innanzitutto buon 2 giugno e volevo mostrarvi questo gioco che avevo già diciamo provato molto tempo dietro quando avevo montato su questo 1200 la Blizzard con lo 030 a 50 mi pare, che l'avevo testato in quell'occasione. Ho guardato un video recentemente, qualche giorno fa. Io ho visto qualcuno che lo provava con Play Store 32, un nuovo Play Store per Amiga 1200. Allora mi è venuto in mente, cavolo, ma io non l'ho mai provato con la mia Terrible Fire con lo 060. Vediamo se funziona, vediamo come va. E per l'occasione non l'ho neanche mai provato con quello, il mio joystick Jumbo, come vedete. E vediamo un po' in modalità arcade come va, ma come vedete ho il 1200 provvisorio sopra il CDI. In realtà devo trovargli un'altra locazione con un suo mobiletto, ma mi sto già attrezzando. Probabilmente nei prossimi video del 1200 lo vedrete nella nuova location, se faccio in tempo questo mese, vediamo. E quindi è qua momentaneamente provvisorio. Lì sopra il CDI andrà come era in origine l'Amiga CD32, che è tanto tempo che non uso. Volevo fare anche qualche video su quello e soprattutto volevo tutto un'ambientazione del soggiorno nera, no? Quindi il CDI CD32 ci sta bene. Il 1200 lo metterò in un suo mobiletto con il suo monitor TV monitor, e purtroppo non CRT, vabbè, ma a parte questi piccoli valeggiamenti, io vi inquadro più da vicino il gioco, che vedete sempre a fianco il 1200, e niente, andiamo a testarlo, vediamo come va. Innanzitutto avviamo il gioco. Io sono qua sotto dove avete visto prima. Oh, come vedete, comunque era un gioco che aveva una grafica allora, lo sarà stato nel 97. È stato anche criticato come gioco, però sinceramente a me non spiace per niente, perché non è male, graficamente, anche la giocabilità. Programmato con StoreC, un ambiente di sviluppo che andava di moda a quei tempi, nuovo, molto moderno per i tempi. Ok, qui c'è la possibilità, io l'ho già settato, di a parte caricare il gioco, iniziare un nuovo gioco. E settaggi, io l'ho settato così, 320x256, visibilità medio, la sensibilità, vediamo. E poi, ok. Start new game, allora qui c'è da mettere il nome della partita. Il nome del giocatore. Grazie.
direi che per girare, gira bene. Perché io sono un po' la schiappa tutti i giorni. Ecco, l'unica cosa che mi viene da dire è che non l'ho trovato, ma scrivetemi nei commenti se è vero che è così, la possibilità di cambiare i settaggi del joystick. Ad esempio, per accelerare, che non si deve tenere la leva in avanti, ma magari usare il pulsante, magari il secondo tasto, non so. Ok, ah, qui praticamente si può acquistare eventualmente il turbo, però io ho solo 400, orco cane. Devo fare altri punti. Va bene, a me non sembra male come gioco. Chiaramente io non sono molto pratico di questo tipo di giochi. Chiaramente. Non, diciamo che non sono proprio giochi per me. Se io sono più, sapete, per sparatutto e platform. Però questo qui a me sembra un carino gioco di guida. La grafica mi sembra eccezionale per una Amiga 1200 con l'AGA. Direi molto bella. Va bene. Commentate e ditemi se a voi piace questo gioco. Se vi piace, al limite mi alleno un po' e vediamo la partitina migliore. Ok, adesso in coda a questo video, oltre a questo 1200 con lo 060, farò vedere che forse non l'ho mai fatto vedere sul canale e farò magari una rassegna anche di quello, dei vari giochi con l'Amiga 1200 PowerPC. Ma lato OS 3.9, non il 4.1, e con uno 0.40 40 MHz, e vedremo. Anche lì ho diversi giochi e programmi. Se vi interessa vedere qualcosa in particolare, io adesso ho messo praticamente in coda Wipeout 2097 Warboss, tanto per rimanere in tema d'auto. E un tentativo di play di Return to Castle Wolfenstein, che chiaramente è la versione Warp OS, ma era fatto per schede come la Sonnet e con schede grafiche Radeon HD, o forse anche solo comunque non HD, ma un po' più performanti della B-Vision comunque. E chiaramente col mio hardware, anche se adattato e configurato al meglio, va molto lento, però è lo sfizio per vederlo girare sull'Amiga 1200. Ok, per il momento è tutto, vi lascio al continuo di questo video, spero che vi piaccia anche quella parte e vi saluto ancora, a tra poco. Eccoci qua ragazzi, volevo presentarvi
la parte del mio Amiga 1200 con la Blizzard PowerPC, però lato OS 3.9, che credo che non l'ho mai fatto vedere sul mio canale, ma io su quel, chi lo vede per la prima volta, quel mini tower lì, e praticamente c'è dentro un'Amiga 1200, mini tower customizzato con la Blizzard PowerPC 603 e a 230 MHz, più processore che io al tempo avevo sostituito perché in origine aveva uno 0.40 25 e ho montato uno 0.40 40 MHz. Per cui lato 3.9 abbiamo un bello 0.40 40 MHz col supporto del PowerPC con la WarpOS, la libreria WarpOS di Eigenpartner, più un bel da questo lato liberi 230 mega di RAM, perché in realtà ne ha 256, un po' se li mangia il 3.9, e abbiamo un bel 2 mega liberi di memoria chip anche. Quindi in questa puntata volevo fare una serie di puntate perché c'è tanta roba sul 3.9. Volevo farvi vedere qualcosina proprio del lato WarpOS PowerPC. Come vedete qua ho inserito anche una compa flash perché sulla parte posteriore ho accesso alla PCNCA, per cui posso inserire la compa flash oppure anche il modulo Wi-Fi Linksys. E anche dal lato 3.9 è possibile accedere a internet, ma andremo a vedere anche queste cose. Come vedete qua c'è anche una cartella OS 4.1 che avrete già visto in qualche altra puntata, mentre qui c'è in alto a sinistra la cartella 3.9. Ma diciamo, andiamo a vedere il primo gioco classico che acquistai anche nel, credo nel 97. 98 forse a pianeta Amiga, ed era Wipeout appunto 2097. E tanto per, ok, qui si apre la finestra di Wipeout. Come vedete c'è la possibilità di settare, come qua è messo in finestra e la risoluzione oppure tutto schermo, ma proviamolo un attimo così in finestra. Andiamo a lanciare Wipeout. Ovviamente Wipeout usa come sistema operativo lo 030 lato Amiga 68K, però si avvale della libreria WarpOS per eseguire praticamente col PowerPC questo gioco. E questo era stato un primo tentativo di sistema operativo da implementare, ovviamente nell'Amiga come PowerPC. Adesso non so se avevo attaccato l'uscita audio, devo attaccarla. Ok, no, c'era solo da girare lo switch verso high. Ecco, mi ero dimenticato, era già collegato. Ma questa qui è la demo. Andiamo a provare un po' il gioco. Selezioniamo l'astronave, a me piace questa. E come vedete si usa tranquillamente il joypad del CD32 e utilizza anche più tasti. Allora, praticamente con questo accelero. È molto comodo e col tasto rosso eventualmente sparo.
Esatto, ho sparato. Sa che al pelo ce l'ho fatta. Oggi sto facendo una buona partita, eh. Qualcuno l'ho distrutto. Come vedete si giocava abbastanza bene, tutto sommato. Ma per un pelo stavo arrivando al traguardo. Va bene, dai, mi sono classificato quinto. Niente male per questo gioco difficile. Ok, a questo punto usciamo da Wipeout. E su sta barra c'è anche quest'altro bellissimo gioco che però non sono molto pratico. Andiamo a vedere se parte, che le avevo configurate tutto nel tempo, ma un po' che non le usavo. Mi metto in pausa, ci metto un po' a caricare. Ecco qua, questo qui praticamente è Return to Castle versione War Boss. Ecco. Ovviamente anche qui usa il PowerPC. Io l'avevo configurato con texture proprio al minimo, vediamo come va. Non me lo ricordo neanche più bene come gira. Adesso caricherà ancora, ci metterà un po'. Ecco, è venuta fuori la schermata Return to Castle, Radeon, e io lo faccio girare invece sulla B-Vision. Quasi ha finito il caricamento, come vedete. Carica, carica. Ecco, questa è la presentazione del gioco, come vedete le texture e gli effetti l'ho ridotti al minimo proprio. E come vedete va molto lento. Ecco, questo gioco in realtà, la versione WarpOS era nata per macchine che usassero un PowerPC un po' più potente, come la Sonnet, che mi pare cos'era, forse 600 MHz, però con WarpOS. E per velocizzare un attimo il gioco ho disabilitato anche l'audio perché utilizzava Paula e lo rallentava ancora di più. Andiamo avanti col caricamento, a tra poco. Eccoci qua, finito il caricamento, quindi andiamo a premere in basso a destra. E questa è la schermata iniziale di partenza. Ok, dove il nostro personaggio praticamente parte con il pugnale. Allora, vedete che là in alto dà 3-4 frame al secondo, quindi
Però dai, tutto sommato, chiaramente sto gioco deve avere molti più frame. Allora, se notate, il pavimento rimane bianco, non ha le texture, perché in realtà questo gioco, come veniva fuori nel logo, era nato per girare con le Radeon HD, che chiaramente hanno delle funzioni 3D molto più avanzate rispetto alla mia vecchia B-Vision con 8 mega, per cui diciamo che è già un miracolo che giri, ecco. Arriviamo al cancello con la F, apriamo il cancello e adesso, come vedete, c'è questo effetto di nebbia che non fa vedere quasi niente e lui comincia già a spararmi. Ecco, chiaramente è uno sfizio. Giocabilità praticamente quasi zero, perché ovviamente, cioè, è difficile con questi pochi frame riuscire a reagire. Però era tanto per farvi vedere. Ok, niente, alla prossima magari vi faccio vedere qualcosa di un po' meno pesantino. Anzi, magari un altro gioco, ecco, è ripartito. Un altro gioco lo vediamo ancora una. Cioè, nel corridoio comunque con i settaggi che ho messo vi faccio vedere. Vediamo un po' i settaggi. System, eccolo qua, 640x480, high quality, 16 bit. In realtà c'è meno di così, non so, VirtexO, Lightning VirtexO, tutto loro, il resto full screen, yes, vedete. Comunque meno di 640x480 sto gioco non credo che si potesse usare. Diciamo, ho preferito mettere high quality perché se no le texture erano già scarse. È nascosto, eccolo là. Ecco, vabbè. Va bene. Per il momento è tutto. Alla prossima vedremo qualcos'altro con il 3.9. A presto. E se vi è piaciuto, dai, mettetemi un bel like, un pollicione e iscrivetevi se siete di passaggio. Ciao, buona serata. Eccoci ancora qua. Stavo per spegnere il tutto, ma mi è venuta voglia tra le varie icone di farvi vedere una cosa che forse è stata dimenticata. PC Task, l'emulatore Amiga per il PC, praticamente principalmente DOS. Io qua c'ho già un file disk preconfigurato, in realtà solo un giochino su c'è su Win3.1, però c'è anche un gioco. Allora, start. Ok, questo qui praticamente adesso emula un 486,
esatto, 84 86, come vedete in alto, 640 K di base e memoria estesa da 16 mega. Ci metterà un po' a fare il test della RAM a tra poco. Ok, test completo, ha caricato il DOS, facciamo un bel dir e vediamo che c'è autoexec.bacom.com. Credo che ci sia anche su Windows 3.1, però andiamo sui giochi. Ho dentro solo Prince of Persia. E si faceva Prince. Non credo che avevo abilitato. Ah sì, perfetto. Emula anche l'audio. Ok, come vedete non gira affatto male. Col mio 040 emula alla fine un 486, non so a che frequenza riesco a emularlo, però vedendolo girare così il gioco, diciamo, adesso io non so perché qui, ecco, come al solito mi ammazzo, va bene. Ma vabbè. Va bene ragazzi, no, volevo farvi vedere solo questo, adesso non so come si faccia uscire pausa, okay, dall'emulazione, non me lo ricordo. Per cui per il momento è tutto, magari andremo a vederlo meglio. Ok, ho voluto lanciare Windows 3.11 con PC Task e come vedete è partito, sta caricando. E vediamo un po', giusto per vedere come gira. Beh, il mouse si muove bene. Ok, a tra poco dopo il caricamento. Ecco qua il mitico PC Task e ha lanciato il mitico 3.11 con discreta velocità sullo 040-40. Magari la prossima volta andremo a provarlo sullo 060, vediamo come si muove. Eccolo qua, MS-DOS Prince of Persia, si poteva lanciare anche da qua. Va bene, la prossima volta lo lanceremo da qua. Ciao, veramente stavolta.